Ciao ragazzi, qui Stefano di Photoshop Facile. Oggi sono senza Simone e voglio illustrarti come sostituire il volto di una persona con un'altra nel modo più facile e meno indolore possibile. Niente male, no? Bene, l'altro giorno nel gruppo Photoshop Facile abbiamo fatto questo sondaggio e cioè abbiamo chiesto ai membri del gruppo di aiutarci a scegliere i prossimi video. A sorpresa uno di voi ha proposto questo tutorial. Bene, sappi che ti odio perché non ce l'aspettavamo, ma abbiamo comunque accettato la sfida. Quindi oggi sono qui per illustrarti come sostituire il volto di una persona con un'altra nel modo più realistico possibile. Ecco, di sé per sé questo è un tutorial intermedio. Quindi se sei un principiante il mio consiglio è quello di vedere quello che faccio e cercare di replicarlo. Infatti questo lavoro ti permetterà di comprendere molte dinamiche. Mentre se già mastichi qualcosa all'interno del programma, beh, sei benvenuto anche tu. Infatti molto probabilmente alcune funzioni che andrò ad analizzare all'interno del programma saranno per te sconosciute. La cosa più figa di questo tutorial è che puoi farlo anche se possiedi due immagini completamente diverse tra di loro. Infatti come puoi notare i colori tra le due immagini sono molto diversi e questa è stata una scelta voluta. Infatti voglio mostrarti com'è possibile ottenere un fotomontaggio realistico di questo genere anche se possiedi due immagini con colori completamente diversi. Quindi direi di non perderci in chiacchiere e di aprire Photoshop. Bene, eccoci all'interno di Photoshop e come ho già detto nell'introduzione, l'obiettivo sarà quello di prendere il volto di Ryan Gosling e incollarlo al posto del volto di Matthew McConaughey. Può sembrare un'impresa abbastanza ardua, in realtà è molto più semplice di quello che sembra. Ok, il primo passo sarà quello di selezionare il volto di Ryan Gosling. Strumento lasso, infatti si rivela il più comodo per queste operazioni, e iniziamo a selezionare tutto il volto di Ryan Gosling. In questo modo. Ecco, non c'è bisogno di essere precisi, infatti dopo capirai perché. Oh yes! Volto selezionato, modifica, copia oppure comma più C o CTRL più C se utilizzi Windows. Ci dirigiamo sull'altro documento e andiamo su modifica, incolla oppure comma più V o CTRL più V se utilizzi Windows. Ecco, forse è un tantino troppo grande, ok? Andiamo a rimpicciolire questo volto, quindi modifica, trasformazione libera oppure comma più T o CTRL più T. E iniziamo a diminuire la dimensione di questo volto. Ecco, il mio consiglio per non alterare le proporzioni è quello di tenere premuto maiuscolo, in questo modo. Ecco, l'obiettivo è quello di far combaciare il volto con quello di Matthew McConaughey. Per aiutarti il mio consiglio è quello di andare ad abbassare l'opacità. Quindi da opacità 100% portiamo l'opacità di questo livello a un 67%. Ok, forse è un po' troppo grande, quindi rimpiccioliamo ancora un po'. In questo modo. Ecco, già che ci siamo direi di ruotare leggermente questo volto. Quindi mi dirigo al di fuori della trasformazione libera e inizio a ruotare leggermente in questo modo. Do ok, opacità 100%. Perfetto, direi che così ci sta più che bene. Il colore di questo volto è diversissimo rispetto al colore originario. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di calibrare i colori, ok? Per farlo utilizzeremo una funzione di Photoshop molto molto interessante. Andiamo su immagine, regolazioni, corrispondenza colore. Questa funzione è davvero molto figa, infatti ci permette di far corrispondere il colore di un livello presente in un documento con il colore di un altro livello dello stesso documento o di un altro documento. Nel mio caso, qui nel riquadro, Photoshop ci mostra a quale elemento verrà cambiato il colore, nel nostro caso al nostro volto. Qui su origine dobbiamo selezionare il documento che dobbiamo prendere come punto di riferimento, quindi nel mio caso è proprio questo documento qui, Matthew McConaughey. Ok. Oltre al documento dobbiamo dire anche quale livello all'interno del documento deve prendere come punto di riferimento al fine di calibrare il colore del nostro elemento. Imposto sfondo, infatti è proprio sullo sfondo che si trova la nostra immagine originaria. Ok. Che cagata, guarda che schifo che è uscito. E questo perché? Perché stiamo prendendo come punto di riferimento l'intera immagine e quindi anche lo sfondo, che come puoi notare è verdino. Ecco perché il volto di Ryan è diventato verde. Ecco, questo è il classico errore dei principianti. Che cosa avremmo dovuto fare? Andiamo su Annulla. Dobbiamo dire a Photoshop che invece di prendere tutta l'immagine come punto di riferimento, deve prendere solo il volto. E tenendo premuto Command facciamo un click. Se invece utilizzi Windows, dovrai tenere premuto CTRL. Ok. Facciamo la stessa operazione di prima, quindi immagine, regolazioni, corrispondenza colore. Quindi origine, Matthew McConaughey, livello, sfondo. Bang! Come puoi notare l'effetto è tutto un altro paio di maniche. Ecco, nel caso in cui tu non sia soddisfatto del risultato, qui possiamo apportare ulteriori modifiche. Quindi possiamo aumentare la luminanza dei nostri colori, aumentare l'intensità del colore, oppure dissolvere il colore con il colore originario. Infatti andando su 100, ritornerà al colore di prima. Imposto 0%, lascio tutto così com'è e do ok. Il colore è stato calibrato, adesso però dobbiamo cercare di spiaccicare nel modo migliore questo volto sull'immagine originale. Quindi che cosa facciamo? Ci dirigiamo sul livello di sfondo e lo duplichiamo, quindi tasto destro, duplica livello, oppure Command più J o CTRL più J si utilizza Windows.
Diamo case, fondo copia. Facciamo command più clic all'interno della miniatura di livello 1 e andiamo a ridurre questa selezione. Quindi andiamo su selezione, modifica, contrai. Ecco, nel mio caso io imposto 5, ma questo valore dipenderà naturalmente dalla dimensione della tua immagine. Dopo capirai perché. Diamo ok. Come puoi notare, la selezione è stata contratta e adesso vado a nascondere il livello 1, quindi vado a nascondere il mio volto. Che cosa devo fare? Nascondo lo sfondo originario, ci dirigiamo sul livello sfondo copia, quindi sul livello di sfondo che abbiamo duplicato, e dobbiamo andare ad eliminare tutta questa porzione qui. E quindi premiamo il tasto backspace sulla tastiera, quindi il tasto indietro. Seleziona, deseleziona, rendiamo visibile il livello 1, quindi abbiamo il livello 1 e lo sfondo copia, dove non c'è nulla dentro. Abbiamo fatto questa cosa per sfruttare un'altra funzione di Photoshop molto interessante. Selezioniamo il livello 1 e il livello sfondo copia, quindi basterà tenere premuto Command o Control e fare un click, e ci dirigiamo su Modifica, Fusione automatica dei livelli. Ecco, questa funzione ci permette di unire nel modo più realistico e meno doloroso possibile i nostri due livelli, quindi il nostro volto con il livello di sfondo. Toni e colori uniformi, riempimento in base a contenuti per aree trasparenti, e diamo ok. Come puoi notare, l'effetto è davvero niente male, ragazzi. Ecco, se c'è qualcosa che non ti piace, come per esempio questa ruga oppure quest'altro elemento qui, basterà prendere lo strumento pennello correttivo al volo e fare una piccola passata. Quindi per esempio questa ruga qui non è che mi fa impazzire, vado ad eliminarla semplicemente facendo una passata così. Perfetto, faccio la stessa cosa anche qui, anche qui e anche qui. Questo era il mio personalissimo metodo per unire due volti nel modo più realistico possibile. Ecco, voglio darti giusto un paio di accortezze. Se non è disponibile la funzione fusione automatica livelli, molto probabilmente stai utilizzando una versione di Photoshop molto vecchia. Quindi, se non mi sbaglio, questa funzione è stata introdotta in Photoshop CS4 o in CS5, adesso non ricordo con esattezza. Fatto sta che se ne la visualizzi dovresti aggiornare Photoshop, ok? Ecco, nel caso in cui il tuo risultato finale sia questo, ecco, non metterti a piangere. Il trucco sta semplicemente nel tornare indietro e nel momento in cui vai su selezione, modifica, contrai, aumentare quel valore lì. Quindi magari hai messo 5, imposti 10, oppure hai messo 10, imposti 20. Ecco, purtroppo quello non può essere un valore fisso, infatti cambia a seconda della dimensione della tua immagine, ok? Bene, questo è tutto, e tutto quello che devi fare adesso è cercare di riprodurre questo tutorial, magari con una tua immagine oppure con l'immagine di un tuo parente, insomma, non so, sbizzarrisciti come vuoi e pubblica il tuo lavoro all'interno del gruppo Photoshop Facile. Saremo più che felici nel darti una nostra opinione. Quindi niente, noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao ragazzi!